Infatti la nostra estate prosegue con gli ospiti che vengono a raccontarci i loro grandi eventi. Radio Re 9, Pungiglione, presenta alle 12:25 Stefano Giammarini, segretario dell'associazione Blue Art per la notte di mezza estate. San Benedetto del Tronto, 2 agosto. Ciao Stefano! Buongiorno Anto, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Buongiorno a te, benvenuto, grazie anche per l'attesa, Grazie a perché poi voi. arrivano gli amici, aspettano, aspettano, aspettano. Vabbè, poi chiaramente si vive anche un pochino la nostra struttura e spero ti piaccia, Bellissima. ecco, mi fa piacere. Allora, torna questo grande appuntamento, direi, anzi, presentiamolo perché si trasforma un pochino la classica vecchia, diciamolo, notte bianca, ma la trasformiamo, la rendiamo anche più bella, la Sì, da facciamo. bruco a farfalla. Oh, finalmente prende il volo una notte di mezz'estate, mi auguro anche supportati da un clima ideale. Speriamo. Ecco, il 2 agosto, San Benedetto del Tronto, dalle 21 fino all'alba, musica, spettacoli, eventi, cultura, shopping nelle vie del Beh, centro. anche un po' prima delle 21, perché noi collaboriamo anche con il Festival Checrico, dove so che Oh, ci sarete anche voi, quindi sì. magari ci siamo anche un attimo prima e ci Ci salutiamo. salutiamo, noi tra l'altro probabilmente saremo anche in diretta dal Festival Argentino Checrico, probabilmente nel pomeriggio prima della Grand Soirée, e quindi Ma Festival sì, la Argentino facciamo ci partire piace, prima, sì. fa una lunga notte di mezz'estate. Esatto. Senti, dobbiamo bere un po' di Red Bull per tenerci carichi e tutto quanto. Io poi volerò purtroppo nella notte, anzi, per fortuna per me, purtroppo per voi, perché vado via, Stefano, al Celtic Festival, però insomma, ho Peccato perché ti sicuramente. perderai tanti 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 eventi, anziché fare solo la discoteca, abbiamo deciso Sì. di fare tanti eventi in tutto il centro di San Benedetto. Ecco, Ci raccontami. saranno per dire 6 palchi con tutti i Wow. generi di musica, dalla musica anni 80 con un omaggio a Fiorella Mannoia, Wow. fino a rockabilly, passando No, per il rockabilly adoro, jazz, blues, insomma, musica per tutti i generi. adoro. E questo mi fa piacere. Questi 6 palcoscenici dislocati per tutte le vie del In centro? tutte le vie, dalla via del Vecchio Comune sulla Statale 16 Sì. fino a Piazza Giorgini, Piazza Matteotti, Via Crispi, insomma, tutto Palazzina Azzurra. quanto, avvertiamo, sempre rispettando le norme, quindi evitando di fare troppa Baldoria. baldoria e quant'altro. Sì, per dire, noi comunque ci siamo organizzati con un'unità di strada per evitare eccessi, per evitare troppa vendita, musica troppo alta, Di vendita alcol, di alcol, insomma, quindi certo. ci divertiamo, ma in maniera pulita e cosciente. Perfetto, questo farà piacere sicuramente ai tanti che preferiscono la correttezza e tutto il resto, e quindi insomma ci sarà anche un rispettare le regole un pochino su tutti i fronti. Per quanto riguarda invece i Lo negozi, shopping? A esatto. te ti interessa? Sì, no, sai com'è, sono femmina. No, nel senso ci sono degli sconti Sì, previsti? allora i negozi rimarranno aperti fino all'alba Sì. tranquillamente e ovviamente con il passare delle ore aumenteranno anche gli sconti, ovviamente questo a seconda negozio per negozio. Sono quasi 200 le attività che hanno aderito quest'anno. Benissimo, e poi ci sono sicuramente Avrai tanti l'imbarazzo della stand scelta. enogastronomici anche in Allora, giro. ci saranno un po' di stand enogastronomici, non troppo perché comunque abbiamo preferito andare incontra le esigenze, Incentivare i incentivi negozi. assoluti di Ok. negozio, ovviamente comunque ci sarà il succitato Checrico, poi in via Risorgimento Piazza Matteotti ci sarà anche un po' di mangiare. Perfetto, allora noi continuiamo a raccontarvi questa notte di mezz'estate del 2 agosto a San Benedetto del Tronto fra poco con il segretario dell'associazione Blue Art di San Benedetto del Tronto, Stefano Giammarini. Stiamo ricevendo delle valide informazioni per il 2 agosto per la notte di mezz'estate San Benedetto del Tronto, che ci piace tantissimo l'idea di poter passeggiare in giro per la città, ovviamente guardata, tutelata, negozi aperti. In realtà mi piacerebbe questo format per tutta l'estate, ti dico la verità, Guarda, Stefano. passeggerete anche in mezzo a tanti artisti di strada perché ci saranno giocolieri, trampolinisti, insomma, noi cerchiamo veramente di riempire tutto il centro di San Benedetto. Ecco, questa è veramente una bella cosa, soprattutto per chi San Benedetto la vive a 360 gradi, quindi sempre un occhio di riguardo per il cittadino e poi per il turista, anche se poi lui, per carità, il turista è benvenuto, perché noi viviamo di questo, quindi cerchiamo di coccolarli al massimo, però cerchiamo anche di mettere insieme entrambe le persone che
una da una parte lavora durante la giornata e poi si vorrebbe anche rilassare la sera, l'altro invece che ha scelto la nostra località come momento di svago e di relax. E poi prendiamolo anche un po' come il capodanno dell'estate, esatto. Una sera in cui tutti ci possiamo divertire. Senti, io non voglio fare il diavolo, però se dovesse piovere, la spostiamo? No, lo so, tocchiamo, ci facciamo gli scongiuri, però chiaramente, vista il tempo che viviamo, sarà una bellissima serata, calda, per il bel tempo e tutto quanto. Benissimo, va bene, dai. Infatti facciamo piovere adesso in modo che poi da sabato... Sfogliamoci, così da sabato 2 agosto è tutto facile, tutto bello. Tutto quanto. Allora, su Facebook c'è la pagina Notte di Mezz'estate SBT, quindi cliccate, cercate di interagire, mi raccomando. Stefano. Siamo anche su Instagram, dove stiamo facendo un concorso, mandateci la vostra foto per la Notte di Mezz'estate, la foto più bella e più cliccata vincerà anche una cena allo chalet ristorante da Federico. Che bello, allora ci partecipo, grazie Stefano. Grazie a te Antonella, grazie a tutti. Buon lavoro.